Un saluto guardiani, in questo nuovo video vi riporto il metodo più efficace per evolvere l'arma Scaglia della Fossa. Scaglia della Fossa che non è altro che quella arma introdotta nel nuovo DLC, arma primaria, un mitra automatico, un fucile automatico, che si evolverà nel tempo. La dropperete dai cavalieri, quelli con la vita gialla dell'alveare, a caso, completamente a caso, e avrete bisogno di fare circa 500 uccisioni di nemici dell'alveare per poterla evolvere al livello successivo e farla diventare leggendaria. Oltre a questo serve una sfera tassidermica acquistabile presso Eris in torre, e sarà necessario il livello 3, 10 idoli di cera e dei lumen. Allora, come fare? Questo io vi riporto appunto non come recuperare l'arma, perché presumo che ce l'abbiate già, Scaglia della Fossa, che è un'arma bianca. Vi riporto come e dove andare in maniera comoda e semplice a recuperare più nemici dell'alveare possibile per farlo velocemente. La missione in questione è la missione sulla luna, l'oscurità oltre, quella del guardiano. Non dovrete far altro che proseguire nella missione. Io metto livello 9, sempre un livello superiore a quello normale, per una questione di comodità e di sicurezza. Comunque dovete proseguire nella missione, arrivati allo step del portone che si apre, proseguire e ammazzare tutti quanti i nemici. Adesso vi faccio vedere come. Non lasciare che ci separi. Arrivati a questo punto della missione si aprirà il portone, come dicevamo poco fa. Utilizzando appunto Scaglia della Fossa dovrete ammazzare più nemici possibili dell'alveare. Cosa significa? All'incirca bisognerà ammazzarne 450 barra 500, non so il numero preciso. Comunque con questo sistema qua ucciderete facilmente tutti quanti gli schiavi. Si parla di circa 20, 25, 30 nemici ogni run, e farvi uccidere. Nel momento in cui morirete, come state vedendo, tornerete nuovamente in vita davanti al portone. Ripetendo questa operazione sistematicamente, arriverete facilmente ad uccidere tutti quanti i nemici utili. Io ci ho messo all'incirca 12 minuti per farli tutti quanti. Come vedete il potenziamento si è sbloccato e portate a termine la run. E dopo andate in torre, adesso ci andiamo per vedere come evolverla da stato normale a leggendario. Una volta arrivati in torre, come state vedendo, andiamo da Eris. Da Eris per recuperare appunto una sfera tassidermica, ovvero quella che ci permetterà di sbloccare il potenziamento cannibalismo per portare un'arma normale ad arma leggendaria, questa arma del DLC molto particolare, che poi si evolverà anche in esotica solo quando avremo sbloccato l'incursione alla fine di crota a livello arduo. Ecco, come vedete, usando la sfera tassidermica abbiamo evoluto a leggendaria la nostra Scaglia della Fossa, che è diventata Apparizione Alleata, un fucile automatico sempre con i suoi potenziamenti, come una qualsiasi arma leggendaria. Questa diventerà anche esotica, nel frattempo vedete sotto i vari potenziamenti disponibili allo sblocco. Come dicevamo, per farla diventare esotica sarà necessario uccidere Crota a livello arduo dell'incursione del nuovo DLC. Modalità che verrà sbloccata in teoria a gennaio, quindi probabilmente nelle prossime settimane, e uccidendo Crota ci sarà la possibilità di droppare appunto questo croce di Crota, questo materiale che stiamo vedendo adesso, utile a far diventare Apparizione Alleata il Necrocasm, ovvero l'arma esotica del DLC della nuova incursione. Questo è tutto, spero che il video vi sia stato utile, ci vediamo al prossimo, buona fortuna nei drop, buona caccia e ciao guardiani!